ritrovati all'appuntamento con il Comune di Siano. Benvenuto al sindaco Giorgio Marchese. Ciao sindaco, grazie per aver accolto il nostro invito. E buon pomeriggio, ciao Mario. Insomma, dopo aver anche tu vissuto l'esperienza del Covid-19, parliamo di un'altra emergenza subito, che è quella dei profughi provenienti dall'Ucraina. Anche il Comune di Siano si sta allertando, si sta muovendo per l'accoglienza e per garantire, insomma, quello che è possibile fare per un'amministrazione comunale. Sì, purtroppo abbiamo avuto quest'altra emergenza, ci siamo subito attivati con le associazioni del Centro Operativo Comunale, Misericordia e Croce Azzurra, diciamo, che abbiamo fatto una raccolta fondi dove tutti possono comunque dare un contributo, e noi siamo sempre disponibili. Infatti abbiamo avuto comunicazioni anche da parte di qualche ucraino residente nel nostro territorio, che ha accolto dei parenti, e quindi ci siamo attivati secondo anche le indicazioni che in questi giorni sta dando la prefettura, per cercare anche di garantire comunque un problema sanitario, perché poi non dobbiamo dimenticare che la pandemia ancora non è finita. E quindi proprio ieri sera, da un incontro al Centro Operativo Comunale, ci siamo attivati anche per un modulo che metteremo comunque sul sito, per cercare di censire tutti coloro che raggiungono la nostra comunità. Cioè, quindi stai dicendo che già ci sono alcune famiglie, alcuni profughi, alcuni cittadini, cittadine per lo più, che sono scappate dall'Ucraina e che sono arrivate a Siano, ospiti di parenti, immagino, no? Sì, ospiti di parenti, e poi abbiamo avuto la comunicazione anche dei cittadini sianesi, perché Siano è sempre stata una città accogliente, che hanno dato la disponibilità di ospitare bambini e donne che vengono dall'Ucraina, per cercare di, in questo momento sicuramente stanno più tranquilli, però si deve cercare in tutti i modi, e il nostro auspicio è che finisca al più presto questo terribile momento. Cambiamo un po' argomento, parliamo un po' di fondi e di finanziamenti, perché c'è un importante progetto candidato a fondi del PNRR del Comune di Siano, che riguarda la scuola, in modo particolare che riguarda la realizzazione della palestra e della mensa. Quindi avete immaginato che i fondi del PNRR possano essere utilizzati per il settore scolastico? Eh sì, ci siamo candidati a due progetti che il 28 febbraio abbiamo inviato per la palestra e per la mensa. Quindi siamo contenti di aver accelerato, grazie all'ufficio tecnico che si è reso disponibile, impiegando la fattibilità di due progetti importanti, perché questo secondo me è il futuro, perché il governo ci dà la possibilità con il PNRR di avere degli investimenti che sicuramente potranno far crescere la nostra comunità. Insieme con questo, noi ci siamo attivati anche con i sindaci dell'Agro Sarnese Nocerino, per cercare di candidare più progetti, perché solo insieme possiamo dare uno slancio ai nostri territori. Allora, una domanda: se tu avessi avuto a disposizione un ufficio tecnico più ampio, avresti potuto realizzare, presentare un progetto più articolato, o anche più progetti? Perché è chiaro proprio... che avete problemi umani, no? Di personale. Il problema dei comuni è proprio del personale. Infatti non è solo la presentazione del progetto, perché poi ci sarà, lo speriamo, in un accoglimento della nostra progettazione, anche la rendicontazione, che sarà comunque difficile da attuare, ci sono dei parametri, quindi c'è bisogno di essere attenti su tutto, e di cercare anche dopo di portarli a termine, perché non è semplice. E come dicevi, visto che abbiamo sempre meno unità all'interno dell'ente, noi dobbiamo accelerare anche sugli adempimenti, in quanto per esempio sul fabbisogno del personale, che noi abbiamo presentato, al più presto lo approveremo in giunta per andare in consiglio, per essere un pochino molto più veloci per l'assunzione del personale, perché come dicevi, avendo molte più persone a disposizione, ci sta la possibilità per la presentazione di molti più progetti, di avere molte più risposte per i cittadini sianesi.
Allora, lasciamo stare la bolletta energetica che, ahimè, aumenta e aumenterà ancora nel mese di aprile. Parliamo anche dell'acqua, no? Perché poi alla fine c'è anche la fornitura dell'acqua. In settimana si è votato per l'ente idrico campano. So che avete espresso tu e altri sindaci la necessità di tornare a una gestione pubblica dell'acqua. Sicuramente siamo stati a Napoli insieme con gli altri colleghi per quest'altra elezione a favore dell'acqua pubblica. Quindi noi stiamo seguendo sempre questo percorso e lo abbiamo detto dall'inizio, cercando anche di essere sempre vicini ai cittadini per eventuali disservizi, però stiamo andando bene e auspichiamo al più presto, come dopo il referendum, di passare definitivamente con l'acqua pubblica. Insomma, anche questo è una battaglia che si combatte da anni, ma nonostante referendum e leggi varie, poi esistono le strutture private che hanno ottenuto la concessione che chiaramente per coprire i propri costi forniscono a tariffe troppo alte, secondo me, è il caso di Siano, no? Parliamo della Gori. Eh sì, dobbiamo, diciamo che con i servizi sono abbastanza celeri, però bisogna intervenire sulla bollettazione perché ci sono determinate diciamo, cose che non fanno e bisogna essere un pochino molto più attenti nella descrizione analitica della bolletta perché ci sono molte persone che hanno un costo elevato. Bene, Sindaco, io ti ringrazio per questo veloce nostro collegamento, anche perché so che hai mille impegni e tra l'altro domani ci sono poi gli impegni con la ricorrenza per la festa della Festa donna della che ti donna. vedrà, esatto, che ti vedranno già, ti hanno visto impegnato sabato, lo Sì, sarai anche domani. abbiamo fatto un impegno sabato, grazie diciamo, all'assessore Albano che si è impegnato. Domani ci sta un altro convegno con l'assessore Leone presso la Scuola Superiore Cuomo Milone, la sede staccata di Via Vaticale, e quindi continueremo su questi percorsi di formazione per cercare di dare una risposta ai cittadini, anche perché poi, come diciamo, anche sabato la donna deve essere sempre festeggiata tutti i giorni, non solo nella ricorrenza dell'8 marzo, soprattutto in questi periodi dove abbiamo dato anche, Fatti di diciamo, non cronaca che solo il messaggio per l'Ucraina, che auspichiamo più presto la pace in questi territori, ma anche abbiamo fatto un minuto di silenzio anche per l'ennesimo femminicidio di Anna Borsa di Montecagnano, che ha lasciato tutti quanti attoniti. va bene, grazie allora Sindaco, grazie a chi ci ha seguito, appuntamento a lunedì prossimo, Grazie a te, arrivederci. Mario, un abbraccio ai cittadini di Siano e alle loro famiglie.